Devo dire la verità, è la prima volta che vengo a Sciabaca. Io a Soveria ci sono venuto anche altre volte. Ho trovato un clima molto bello, molto, molto allegro, di giovani, di persone che sono interessate alla cultura, al mondo dei libri, e credo che sia un fatto straordinario. Siamo fuori dai circuiti tradizionali, l'estate dove è possibile fare questi incontri. È un momento molto importante, molto, molto serio. Stasera parliamo di un libro che è la storia di un ragazzo calabrese del Cinquecento che ha avuto un'avventura incredibile, perché lui, da uomo del sud, da uomo della Calabria, che viene rapito, viene portato in Turchia, riesce ad avere una affermazione tale da diventare il capo della flotta turca. C'è una morale in questa cosa? Che cosa ci interessa? Alla fine qualche ragazzo può chiedermi. Credo che il libro sia di attualità, perché mostra come il destino di molti calabresi è quello di avere successo fuori dalla Calabria e non nella Calabria. Questo destino io credo che dobbiamo invertirlo, dobbiamo cercare di rovesciarlo e di fare in modo che i calabresi possano affermarsi bene nella loro terra.